Continua il nostro giro tra i centri estivi del capoluogo lucano. Oggi ci troviamo al Principe di Piemonte, il centro estivo appunto omonimo, che è gestito da una cooperativa, un'associazione. Dispoli Sportiva Principe di Piemonte. Perfetto, lei è la responsabile? No, io sono la responsabile del centro estivo, il presidente è la signora D'Addezio Valeria e il responsabile di tutta la struttura è il signor Donato D'Addezio. Benissimo, vedo ci sono già tanti bambini sì. Di tutte le età. Sì, noi accogliamo bambini dai 3 ai 14 anni, divisi per fasce d'età, i piccoli li dividiamo con i gruppi da 3, 4, 5 e 6 anni e poi c'è il gruppo dei 7 anni, 8, 9, 10, 11 e 12, 14. Ecco, in che cosa consiste questa attività? Il nostro centro estivo è prettamente un centro estivo sportivo, tutti seguiamo un programma che è esposto sulla nostra bacheca, e abbiamo degli istruttori tutti qualificati, tutti insegnanti di educazione fisica, anche in vista delle nuove norme sull'attività sportiva e quindi fanno questo programma dove ogni giorno cambiano attività sportiva, quindi fanno calcio, pallavolo, basket, tennis, padel, come vedete qui alle mie spalle con i nuovi campetti che abbiamo allestito già dall'anno scorso, e poi fanno anche nuoto, e ping pong, insomma cerchiamo sempre di variare il nostro programma per dare un ventaglio di attività molto ampio. Ecco, gli orari della giornata quali sono? Allora noi apriamo alle 7:30 per dare la possibilità ai genitori che hanno necessità di lasciare i bambini molto presto, quindi di può avere questa possibilità. E quindi dalle 7:30 è l'apertura, consigliamo di portarli entro le 9 e poi chiudiamo alle 14. Durante tutta l'estate sarà questo centro? Sì, noi siamo aperti praticamente tutto il periodo estivo fino al primo giorno, il giorno prima che inizia la scuola, siamo chiusi solo il 15 agosto e diamo questa possibilità quindi a tutte, a un'utenza molto vasta. Ci sono tanti aspiranti animatori, c'è ancora disponibilità? Purtroppo con questa nuova normativa di cui vi ho parlato prima abbiamo un po' di difficoltà, perché se non si ha o un cartellino di una federazione sportiva o di un ente di promozione oppure un appunto come vi ho detto prima non si è insegnante di educazione fisica, di regola non si può lavorare, quindi ogni struttura deve essere in possesso di una di queste due qualifiche, però noi siamo riusciti in questi anni, abbiamo sempre dato molto rilievo a questo aspetto e quindi avevamo già un passo avanti. Naturalmente quest'anno è stato un po' più complicato, però siamo con un organico abbastanza variegato e in base ai numeri che abbiamo, perché poi abbiamo sempre un organico in base ai numeri dei bambini. Tra gli animatori c'è anche Antonio, tennista, ma oggi ti occupi in particolare di padel per i ragazzini, no? Sì, siamo tutti lì, diciamo sport di racchetta sono all'occorrenza, diciamo. Ecco, come si rapportano i bambini rispetto a questo sport? Molto, molto positivamente, sono curiosi e tanto, tanto volenterosi di imparare questa nuova attività che attira tanto. Ecco, questa mattina tanti bambini di questo centro estivo si trovano in piscina, perché anche durante la settimana vanno in piscina qualche volta, no? Certo, sì, è una delle attività che da sempre caratterizza questo centro estivo, la possibilità di fare escursioni o attività fuori porta, ecco. C'è la possibilità magari di accogliere altri tuoi colleghi all'interno di questo centro estivo? Certo, sì, assolutamente sì, persone qualificate, persone comunque da affiancare alla prima esperienza, quindi assolutamente è un centro estivo ricco di figure qualificate importanti, quindi c'è spazio assolutamente.